Bentornati a questo nuovo appuntamento tematico per questa puntata di Weekend in Viaggio. Ci porterà a Bogogno, a Gattico e Veruno e ci porterà a Novara, perché parleremo di ambiente da una parte con la Fiera del Verde e parleremo di mobilità elettrica con Borgoagnello, Confartigianato e naturalmente con Comoli Ferrari. Beh, questo è l'appuntamento di questo mese. E per il prossimo vi riserviamo una sorpresa, perché vi porteremo in provincia di Vercelli con un incontro con il presidente della provincia e con il sindaco di Vercelli, appunto. Bene, a questo punto buona visione e arrivederci. A portarci qui oggi a Veruno, a Gattico Veruno, davanti all'oratorio del XV secolo che merita una visita per quello che racconta e raccoglie, e non è stata la storia di questo piccolo monumento, ma è stato bensì l'invito che Sacco City Work ci ha rivolto, perché dovete sapere che dopo ben 4 anni la Fiera del Verde, la giornata dedicata al giardinaggio e a tutti gli attrezzi utili per condurre bene un giardino, è ritornata. La pandemia aveva fermato tutto quanto, ma oggi noi siamo qui per raccontarvi questa azienda che da oltre mezzo secolo è presente con 30 e forse più brand internazionali ed è un motivo importante per visitarla. Torna dopo. Ormai è un'abitudine vedere Nordica Extra Flame qui da Sacco Ferramenta. Partiamo subito dal consumo e dall'attività che Extra Flame sta dedicando al settore. Sì, oggi l'azienda è molto attenta a tutto quello che è risparmio energetico. Noi nel nostro protocollo abbiamo le stelle che corrispondono agli euro degli automobili, dove c'è un incentivo specifico sulla rottamazione dei vecchi generatori. Esattamente come è stato per le automobili. Quindi in cambio della rottamazione di un vecchio generatore c'è un incentivo gestito dal GSE, che è gestore servizi energetici, sulla sostituzione del prodotto. Quindi rottamo prodotto vecchio, inserisco prodotto nuovo, certifico il prodotto, omologo il prodotto e i kilowatt vengono spesi in Comunità Europea per abbattere la quota delle rinnovabili. Uno dei punti di forza di Nordica è l'assistenza, non solo da parte vostra come casa madre, ma soprattutto dei punti vendita come Sacco City Work qui a Gattico Veruno. Certo, noi abbiamo distribuzione capillare nelle province, nelle regioni, con i punti vendita dedicati, specializzati, come in questo caso Sacco. Poi abbiamo una rete di installatori e centri assistenza che seguono i rivenditori, quindi quello che è il post vendita, manutenzione e eventualmente programmazione dedicata sulla macchina. Christian Rozzi è il rappresentante di Milwaukee, un brand, una marca che noi abbiamo scoperto qui da Sacco City Work, ma questa volta dopo 4 anni torniamo e abbiamo un'altra scoperta. Vi siete specializzati negli attrezzi per il giardinaggio, soprattutto con la batteria. Assolutamente sì, stiamo entrando adesso nel mondo del giardino, gamme 12 e 18 volt, diciamo che la nostra forza, oltre che farci chiaramente gli utensili tutti in casa, sono le batterie. La batteria è il nostro cuore fondamentalmente. Noi lavoriamo con due piattaforme principali, appunto un 12 volt sulla quale ci sono già oltre 100 utensili e un 18 volt con oltre 200 utensili in piattaforma. Il giardino chiaramente è un di cui, quindi la stessa batteria la posso montare su tantissimi altri utensili, quindi questa è la forza principale. Una domanda che l'utilizzatore dei prodotti, non solo vostri ma in generale, si pone sempre: è vero, vabbè, la batteria, però poi quando si scarica quanto tempo ci vuole per ricaricarla?
Allora, i tempi ormai si sono ridotti tanto, anche perché con i caricabatterie veloci ormai siamo anche nell'ordine della mezz'ora. Poi comunque dobbiamo considerare che il bello delle batterie al litio è che l'80% lo fanno subito, cioè quindi la batteria più o meno nei 20 minuti ricarica già fino all'80%. Poi l'altra parte chiaramente ci mette più tempo, però questo è il vero vantaggio delle batterie al litio. Quindi anche i tempi di ricarica oserei dire che oggi sono diventati un problema minore. Comunque sia, noi la stragrande maggioranza degli utensili la offriamo con due batterie, il che vuol dire che mentre che io sto lavorando l'altra batteria è in carica, quando mi si scarica faccio il cambio tra il caricabatteria e l'utensile, quindi più o meno riesco a lavorare in maniera continuativa. Chiudiamo dicendo che dobbiamo farvi gli auguri perché voi oggi avete raggiunto il secolo di attività. Vero, vero, diciamo che l'anno prossimo facciamo i 100 anni di attività. Milwaukee è nata nel 1924 in America, peraltro nell'omonima città di Milwaukee, un marchio americano storico in America, e noi qua stiamo crescendo tanto negli ultimi 10 anni nel mercato europeo, quindi insomma. Brinderemo con la stessa birra che ha lo stesso nome, auguri. Grazie, grazie mille. Siete presenti con una novità, perché noi siamo abituati a vedere Diadora come calzatura maschile e invece quest'anno c'è una novità. La novità è proprio una calzatura dedicata al mondo donna, con una calzatura che abbiamo chiamato Modella Atena, ed è una calzatura studiata appositamente sul piede femminile, al contrario che invece tutte le altre scarpe venivano adattate al piede della donna. Quest'anno siamo usciti con una calzatura fatta su misura sul piede della donna, in collaborazione con l'Istituto Biotecnologico di Valencia, che ci hanno dato una mano a studiare questo tipo di scarpa che calza sul piede femminile in maniera molto migliore in confronto a prima. Noi siamo abituati a vedere l'evoluzione della moda, l'evoluzione dello stile, e qui veramente c'è stato un cambio non solo generazionale ma anche un cambio di mentalità nel produrre una calzatura. Assolutamente sì, l'attenzione verso la donna negli ultimi anni ha fatto sì che sviluppassero alcuni articoli della gamma dedicati al mondo femminile, che fino adesso veniva un pochettino trascurato nel mondo del lavoro, e ad oggi riusciamo a proporre diversi articoli per le lavoratrici che fino adesso venivano un attimino messe in disparte e adattate con delle taglie un po' più verso la taglia piccola per adattarla. Invece adesso abbiamo tutta una gamma dedicata alla professionalità delle donne. Quindi possiamo dire, usando un claim, Diadora la strada è lunga, facciamola con le donne. Assolutamente sì, for women, for work. Un'azienda che da tanti anni è sul mercato, da 40 anni circa, presenta i propri prodotti qui a Sacco City Work, e anche quest'anno arriva proprio nel momento in cui si accinge a festeggiare 100 anni, un secolo di storia in un'azienda simbolo in questo settore. Com'è cambiata l'attività e la richiesta dei clienti verso i prodotti che voi producete? Dal Beta Utensili dal 1923 si è evoluta notevolmente, passando da un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1923 ad Erba. Si è evoluta nel settore industriale fino ad oggi in 100 anni di storia, andando a sviluppare notevolmente il proprio listino prodotti e andando ad acquisire notevoli aziende, cioè diverse aziende nel settore. E nel 1900 all'incirca ci siamo sviluppati anche nel settore del motorsport, dove ci ha permesso di ampliare sempre di più gli orizzonti. Noi ci troviamo oggi in uno studio di registrazione abbastanza strano, siamo in un van dimostrativo, che vuol dire anche che voi andate incontro alla clientela nel momento in cui ci serve la vostra presenza. Assolutamente sì, dagli anni 2000 all'incirca Beta, anche prima, dal 1990 all'incirca Beta ha sviluppato questi van dimostrativi per andare direttamente dall'utilizzatore e far vedere, dimostrare i prodotti che ha attualmente a listino.
e andando a trovare delle soluzioni possibili e diverse, andando incontro alle esigenze del mercato e del cliente finale. Ma raccontare quello che oggi vediamo non è facile, perché ogni anno si rinnova tutto qua, le novità non mancano e non mancano soprattutto i personaggi che hanno anche fatto la storia della Fiera del Verde, come Roberto Pezzolato, che ha visto nascere questa attività ed è un po' il polso della situazione. Sì, questa festa l'avevamo fatta con un pugno di amici, così quasi per scherzo. Nel 1995, per 2 anni l'abbiamo fatto in una zona diversa da qua, ovviamente, era Villa Elisa, poi l'abbiamo sospesa perché il posto non era consono per questa. Dove era Villa Elisa? Villa Elisa Veruno. Dopodiché, quando si sono spostati, siamo venuti qua e adesso guardate cosa non è. Grazie, però ha parlato di affidabilità e noi adesso andiamo a trovare un altro espositore che è qualcosa di affidabile nel vero senso della parola, e poi vi spiegheremo perché. Perché non parlare di un marchio che è qui da tantissimi anni, altro che affidabilità, qui voi siete proprio di casa. Davide? Assolutamente sì, è più di 12 anni che presenziamo qui alle feste di Ferramenta Sacco, anche perché Husqvarna è un marchio leader nel settore della manutenzione del verde, azienda svedese sempre attenta quello che è il verde fatto bene e soprattutto il basso impatto ambientale, per di più in questo periodo difficile per l'ambiente. Oggi abbiamo presentato la gamma completa di robot taglierba Husqvarna, macchine completamente automatiche che permettono di mantenere l'erba del giardino sempre in condizioni perfette, riducendo al massimo le emissioni, il rumore e i costi di manutenzione. Altro ambiente molto importante dei prodotti è quello del settore batterie, che sta prendendo sempre più piede. In particolare prodotti a batterie di qualità, perché fortunatamente gli utenti si sono resi conto che le batterie devono essere di qualità, proprio per evitare di dover smaltire troppo velocemente delle batterie che poi andrebbero a generare altre fonti di inquinamento. Ecco che anche lì Husqvarna, la sua tecnologia e la sua esperienza viene messa in campo per poter permettere agli utenti di avere il massimo dei propri prodotti. Abbiamo parlato spesso di assistenza e quindi anche in questo caso l'affidabilità di Husqvarna non si smentisce. Assolutamente no, è un marchio leader nel settore e anche qui viene messa l'attenzione sull'ambiente. Troppa componentistica, troppi ricambi da utilizzare vuol dire generare nuovamente rifiuti. Perciò dal nostro punto di vista le macchine devono essere di qualità per durare nel tempo e non richiedere assistenze a tempi troppo ravvicinati, generando ovviamente ricambi da buttare. Bene, noi abbiamo visto gli espositori all'esterno, però c'è un city work che ci attende anche all'interno con Angelo Sacco per presentare tante altre novità e soprattutto i reparti, che sono molti, interni ed esterni, ma andiamoci insieme. Siamo qua a riproporci, diciamo, dopo 3 anni di pausa, quindi abbiamo riposato un attimino, ma siamo pronti e carichi per riprendere questa iniziativa che ci ha dato piena soddisfazione negli anni antecedenti e speriamo di portarla avanti ancora per ancora tanti anni. Una soddisfazione che è anche suggellata dai clienti che arrivano, ritornano dopo tanto tempo e confermano l'affidabilità di Sacco. Senza dubbio, e questo è quello che ci stimola così a riproporci anche negli anni poi successivi e di volta in volta cercare di mantenere sempre viva questa iniziativa che davvero ci dà soddisfazione, un'occasione per passare anche un momento così di allegria al di là del rapporto lavorativo che si ha durante le tradizionali giornate di lavoro, quindi un'occasione anche di festa, di allegria, magari di scambiare anche 2 parole con tranquillità, oltre a dover presentare qualche novità di settore che, vista un po' la gamma di prodotti che abbiamo, è molto diversificata.
Una domanda così per caso a un personaggio che troviamo qui da Sacco: perché scegliere Sacco Ferramenta? Ma Sacco Ferramenta è nato come una piccola ferramenta, oggi è una realtà incredibile invece. Trovi di tutto, appunto dalle stufe ai barbecue, al chiodo, al carrettino attaccato dietro la macchina, al tosaerba, è incredibile cosa c'è qua. È diventato grande e molto molto importante, anche a livello di prezzo sono abbastanza contenuti, economici, insomma, si può affrontarli. Ecco. Quindi è da consigliare? Secondo me sì, assolutamente sì, sì, sì. Una presenza, quella di oggi, con tanti espositori, ma soprattutto con il pubblico che è ritornato dopo 3 anni d'attesa. Sì, ci fa piacere rivedere vecchie facce e nuove facce. Abbiamo fatto 3 anni di assenza, la pandemia ci ha un po' frenato, però abbiamo ripreso, sembra, con un buon ritorno di pubblico, soprattutto con la collaborazione dei nostri fornitori che non mancano mai di supportarci in questa iniziativa. Qui ci troviamo proprio davanti a un punto di forza di Sacco City War, l'assistenza. Beh, l'assistenza è sempre stata un punto nostro, sì, siamo partiti anche dall'assistenza, da anni siamo presenti, abbiamo diversi meccanici che lavorano in particolare sui macchinari che riguardano il giardino, quindi dagli elettronici, robot, eccetera, alle macchine a motore endotermico, scoppio, eccetera, e a batteria adesso, che è la nuova tendenza dei prodotti. Che c'è molta richiesta e quindi ci stiamo attrezzando anche per dare assistenza a questi prodotti. Siamo al termine della giornata e diciamo che vale la pena fare un resoconto delle ore trascorse qui in mezzo al verde della campagna di Gattico Veruno con Angelo Sacco. Abbiamo visto che il ritorno dopo la pandemia è stato importante, quindi ottimo risultato anche in questa nuova Fiera del Verde. Finalmente la gente aveva proprio questa voglia di uscire, venire, insomma, a vedere un po' le novità che ci sono, principalmente sulle macchine a batteria, macchine ecologiche, facile da usare, anche per le signore sì, all'approccio anche con la batteria è molto più facile. Macchine oltre a batteria anche macchine radiocomandate che possono tagliare anche in posti difficili, scarpate, situazioni proprio che impensabili qualche anno fa, adesso insomma si riescono a fare da terra senza pericolo di doversi fare male o usare attrezzi che possono ribaltarsi. Dal 95 a oggi com'è cambiata l'organizzazione di questa fiera, di questa giornata? Ma noi siamo sempre gli stessi, però è cambiato molto, insomma, con le forze giovani, ci sono tanti i nostri figli che stanno entrando in azienda, quindi sono anche più preparati di noi in tante macchine, appunto a batteria, macchine nuove, elettroniche, cose un po' più difficili per noi ma molto più semplici per loro. E l'organizzazione, le aziende vengono qua a proporsi e a far provare le macchine, che è un'occasione proprio per provarle, per vedere a volte la differenza tra una macchina e l'altra. Prima di lasciare Veruno e soprattutto City Work, dobbiamo anche dire che siamo in comune di Bogogno, perché al di là della strada è un altro comune, ma noi siamo in comune di Bogogno, siamo entrati nella chiesa, nell'oratorio del XV secolo di San Giacomo. Con Giuseppe Lauceni, dico bene, che è un po' il custode, uno dei custodi di questo oratorio, prima di abbandonare Veruno e Gattico dobbiamo parlare di questo spettacolo che abbiamo alle nostre spalle, che purtroppo è un po' malandato. Sì, è un po' degradato, avrebbe bisogno di restauri, ma sono una cifra importante. Speriamo che nei prossimi anni si riesca a trovare qualche finanziatore che entri di buon passo a sistemare le cose. Questa
Noi parliamo anche di un miracolo, tra l'altro, che è avvenuto grazie alla chiesa è dedicata appunto a San Giacomo. Perché? Perché questa è una delle poche chiese del Novarese, saranno forse una quindicina, che ha un dipinto che rappresenta il miracolo di San Giacomo. Il miracolo di San Giacomo si racconta che dei pellegrini tedeschi, andando a Compostela, padre, madre e figlio, si fermarono in un'osteria dove la figlia dell'oste si invaghì del giovane. Non con risposta, fece in modo di sottrarre dell'argenteria di casa e di infilarla nella bisaccia del ragazzo, il quale il giorno dopo venne arrestato dal sindaco del paese e successivamente venne impiccato. I genitori andarono dopo l'impiccagione, andarono a Santiago, pregarono il santo e nel ritorno tornarono sulle proprie orme e ripassando dall'osteria, dall'osteria trovarono il ragazzo ancora vivo, impiccato, con San Giacomo che gli sorreggeva i piedi. Allora andarono dal sindaco a raccontargli il fatto, il quale disse, mentre stava pranzando, lui è talmente vivo come i polli che ho nel piatto. E a quel punto i polli, stranamente, cominciarono a vivere. Da quel tempo, a Santo Domingo della Calzada, nella cattedrale, si conservano due polli ancora a futura memoria del miracolo. Bene, questa è una bellissima storia, un racconto che meriterebbe anche oltre cose che abbiamo detto, ma noi ci lasciamo qui perché il tempo è tiranno, ma ripromettiamoci di tornare perché veramente questi affreschi meritano di essere salvati, anche perché questa è una delle chiese che secondo me dovrebbe essere un santuario, perché se è avvenuto un miracolo non è un santuario ancora. No, non è ancora un santuario, non credo che mai lo diverrà. Chiaramente il fatto avvenne in Spagna e lì si conservano, come dire, lo spirito poi chiaramente è sul cammino di Santiago che per noi è molto importante. Bene, bene, grazie signor Giuseppe e alla prossima, arrivederci. Una giornata di sole dedicata all'energia, alla mobilità sostenibile, quella che Borgognello ha promosso con Confartigianato, naturalmente con il grande aiuto di Comoli Ferrari qui a Novara. Mobilità sostenibile, energia che muove il mondo di lavoro. Se ne è parlato diffusamente stamattina, ma in concreto cosa farà l'energia? A cosa miriamo con l'energia? L'obiettivo principale è la sostenibilità. La sostenibilità, come ci insegnano i dizionari, è l'investimento nel presente per avere un futuro migliore. La scelta di tutta la comunità europea e delle persone che reggono giustamente il nostro destino sociale è quello di intervenire in maniera pesante nel taglio della produzione dell'anidride carbonica. E chiaramente i veicoli commerciali, i veicoli di trasporto persone e cose hanno anche una parte magari non preponderante, ma sicuramente incidono in questo ciclo di danno all'ambiente che si sta perpetrando ormai da svariate decine d'anni, per non dire da secoli. Quindi la scelta del veicolo commerciale elettrico, la scelta della transizione ecologica verso veicoli a emissioni di CO2 zero è una scelta obbligata, fortemente voluta, e oggi forse la vera energia che abbiamo trovato oggi è l'energia di questa convention che abbiamo fatto con il sostegno fattivo di Comole Ferrari, che è un'eccellenza assolutamente novarese che si diffonde su tutto il territorio nazionale ed è sicuramente una delle strutture che sono leader in assoluto nella distribuzione di materiale ad elevata tecnologia, di materiale
materiale elettrico sul nostro territorio, con Confartigianato, che è il nostro partner storico, punto di riferimento delle aziende, e oggi ci siamo radunati noi per mettere energia, quindi il gruppo di aziende Borgagnello, Covemi, Liguria Diesel, Astra e Grignoglio, il nostro gruppo di aziende che ha voluto incontrarsi con la propria rete assistenziale e commerciale per mettere tutta l'energia possibile affinché questa transizione ecologica, questa scelta di avere un ambiente migliore si possa finalmente concretizzare, quindi essere capaci con energia di fare una proposta interessante di sostituzione di veicoli termici ai nostri clienti e alle nostre aziende per passare a fare una scelta definitiva etica e ambientale sui veicoli elettrici. L'energia muove il lavoro e la transizione ecologica ha incontrato sulla sua strada Comoli Ferrari in questa sinergia con Borgagnello, che è scoppiata all'improvviso o forse era pensata da tempo? Allora, scoppiata all'improvviso no, nel senso che c'è una collaborazione pluridecennale, quindi in questo senso io personalmente credo moltissimo nelle sinergie, nel senso che credo che siano un po' l'unico strumento di futuribilità un po' per tutti. Uno dei miei mantra assoluti è che non bastiamo più noi stessi, quindi il mondo è come diceva in grandissima trasformazione. L'elettrificazione oggi è uno dei massimi protagonisti, direi, della vita di tutti noi, e la mobilità è sicuramente una frontiera che ancora, benché siano diversi anni che se ne parla, ma ancora un po' agli albori, no? Perché da una parte c'è il mezzo elettrico, ma dall'altra il mezzo elettrico, come dire, risulta inutile o addirittura disagevole se non c'è una corretta infrastruttura poi di ricarica a livello paese, diciamo, partiamo da lì, ma non solo paese. In questo senso l'Italia ha molti passi da fare, ma credo che l'unico modo per farlo, anche in maniera non caotica ma in maniera organizzata come è stato fatto in altre parti del mondo, è quello di farlo appunto in sinergia. Questo secondo me è un bellissimo progetto, perché non si ferma, come dire, a due imprese, ma parte un po', se vogliamo, da un po' più lontano, da una rete e-mobility, anche con le scuole, con gli istituti tecnici, perché qui c'è dietro comunque davvero un lavoro anche di non solo hardware ma soprattutto software, perché poi oggi il tutto si tramuta in servizi per l'utente, perché di questo stiamo parlando alla fine. Il fatto di immaginare di poter offrire ai concessionari l'opportunità di offrire ai loro clienti un pacchetto completo di soluzione, che non è solo ti vendo la macchina elettrica ma ti vendo il sistema, quindi ti metto in condizione di poter fruire al meglio dell'auto elettrica, io lo trovo una cosa veramente molto interessante, e qui non è che se ne sta parlando ma lo stiamo facendo, quindi è già realtà, è già concreto. Ecco, qualcosa di concreto che fino a un decennio prima era impensabile. Noi abbiamo davanti delle sfide importanti e soprattutto qualcuno dice ci vuole molta fede e bisogna credere molto in quello che ci sta arrivando addosso, nel senso bene. Da questo punto di vista credo che in questo preciso momento storico la fede sia un po' meno necessaria, nel senso che l'indirizzo paese sicuramente, ma non solo, è quello di andare in una, prendiamo il PNRR, cioè il 70% delle risorse sono dedicate a energia e digitalizzazione, quindi c'è la volontà, e questa è molto chiara, di fare grossi investimenti in questa direzione, e questo poi diventa velocità alla fine, perché come ha detto giustamente sono 10 anni, ma 10 anni in cui si sono fatte forse più chiacchiere che non poi attività fattive. Adesso siamo in un momento che vede un'accelerazione davvero importante, cioè credo che i prossimi 3-4 anni saranno molto più corposi dei passati 10 messi tutti insieme, quindi c'è tantissimo da fare, è una grande opportunità. Ecco. Qual è la vostra prossima sfida? Ma noi viviamo tantissime sfide in parallelo tutti i giorni, noi abbiamo una sfida costante che è quella di continuare a correre, e quella è la nostra sfida prioritaria sempre. Anche in questo senso il mondo è profondamente cambiato, è cambiato il nostro mercato, sono cambiati i player, perché oggi il 40% a cabotaggio di una grossa multinazionale che è il primo player al mondo con quasi 30 billion di fatturato, quindi anche noi stiamo lavorando sul nostro posizionamento per renderci sempre più indispensabili i nostri interlocutori, ma più lato servizio, quindi non solo più a una rincorsa che è stata di tanti decenni di pura massa critica, perché noi poi come distributori di questa viviamo, ma
crediamo che per continuare a fare il nostro mestiere la massa debba essere una naturale conseguenza di una qualità ineccepibile che si può mettere in campo. Quindi noi ci muoviamo in questa direzione. Bandi e contributi regionali, governativi per lo sviluppo sostenibile della mobilità. Se ne parla diffusamente, se ne è parlato questa mattina a Novara nell'incontro promosso da Borgognello con Confartigianato qui alla Comoli Ferrari. Direttore Impaloni, quali sono i consigli che bisogna dare, anzi che voi come associazione di categoria darete agli imprenditori che vogliono affrontare questa sfida? Perché pare che sia una sfida quella della mobilità sostenibile. Muoversi nel mondo delle transizioni, quella ecologica, quella sociale, quella economica, non è una cosa facile. Le associazioni di rappresentanza, in particolare Confartigianato, è particolarmente attenta per accompagnare tutte le imprese e le persone che vogliono misurarsi con questa esigenza che avrà la comunità sociale nel corso del prossimo futuro. Il tema della mobilità elettrica è un tema caldo, importante, che riguarda tutti, riguarda i privati cittadini, ma riguarda anche le imprese che con i loro mezzi di trasporto viaggiano nelle nostre città. Noi come Confartigianato siamo attenti e abbiamo fatto pressione nei confronti delle istituzioni centrali e quelle regionali per intercettare dei contributi che possono in qualche modo abbattere gli oneri a carico delle imprese che vogliono sostituire i propri veicoli. E quest'oggi lo abbiamo fatto in collaborazione con Comoli e Ferrari e Borgognello per dare tutte le informazioni necessarie in questo momento storico alle imprese che vogliono fare questo genere di investimento. Il suggerimento che diamo noi come associazione comunque è quello di rivolgersi sempre in Confartigianato per cercare di capire quali possono essere gli strumenti migliori per dare sostegno alle imprese che vogliono adeguarsi a questo nuovo processo e a questo nuovo stile di vita. Si parla tanto di mobilità sostenibile, però dobbiamo anche capire come si dovrà svolgere, come dovrà essere modificata questa mobilità nei piccoli o nei grandi comuni soprattutto. Sì, noi come Confartigianato siamo attivi su questi temi e crediamo che anche le amministrazioni debbano in qualche modo intervenire. Pensiamo per esempio alle aree, le aree industriali, le aree dove ci sono più plessi industriali o logistici, dove potrebbero effettivamente essere organizzate dei luoghi di ricarica per quei veicoli aziendali elettrici che le stesse aziende stanno in questo momento modificando e cambiando. Perché la transizione ecologica sta già avvenendo, noi non ce ne stiamo rendendo conto, ma i clienti, le aziende, un po' magari un po' più avanti, ma si sta diffondendo questa idea di muoversi in questa direzione. Quindi un'amministrazione che sappia fare coordinare degli interventi anche attraverso le associazioni di categoria che si possono interfacciare con le imprese in modo tale da garantire un efficientamento del sistema.